Fortunatamente molto tranquilla, nel senso che da circa 24 ore una struttura temporalesca ha vagato per il Mar Ligure di fronte alla costa del centro Levante, si è attivata ieri sera intorno a mezzanotte di fronte al Golfo della Spezia, si è portata la notte passata fino a questa prima mattina di fronte alla città di Genova, una cinquantina di chilometri al largo, e poi nel corso di questa giornata molto lentamente si è rispostata un pochino a Levante, dove ha stazionato veramente per moltissime ore. In questo momento sta andando in scena quella che ci auguriamo tutti quanti sia l'ultima parte di questa fase. C'è ancora una qualche precipitazione piuttosto intensa nel mare antistante il Tiguglio, siamo tra Sestri Levante e Rapallo Santa Margherita. Sta piovendo in maniera debole nell'immediato entroterra, quindi tutta l'area che va, la stiamo vedendo in questo momento inquadrata dalle immagini del radar, tutta l'area che va fino al confine con l'Emilia Romagna e poi più su verso la pianura padana. Sono piogge fortunatamente deboli, e appunto senza particolari raffiche di vento, senza fulminazioni, a testimonianza di come tutti gli ingredienti in questa fase si siano molto smorzati e abbiano dato effetti sulla terraferma trascurabili. Questo è stata una cosa molto positiva perché il nostro territorio è completamente saturo e comunque sono bastate queste deboli piogge che sono andate avanti per molte ore. L'intensità massima quest'oggi è stata poi nel pomeriggio a Ricò del Golfo, ma siamo arrivati al limite del forte, ci siamo fermati intorno ai 30 mm all'ora. Dicevo, sono bastate queste piogge deboli per far sì che comunque i torrenti si gonfiassero, soprattutto quelli più grandi, che sono i bacini che vanno in sofferenza con questo tipo di precipitazione, e a seconda degli idrometri dei torrenti abbiamo avuto innalzamenti da pochi centimetri fino anche al metro e poco oltre il metro. Quindi, se su questo contesto noi fossimo andati a inserire delle precipitazioni intense, anche meno intense di quella della settimana scorsa, ma insomma superiore ai 30-40 mm in un'ora, ecco che la situazione sarebbe potuta velocemente complicarsi. Le ultime uscite modellistiche fortunatamente danno questa, appunto, stanno ben individuando la situazione che si Lei ha sta ragione. verificando con una struttura più intensa dalle parti di Livorno, ma sembra proseguire verso l'Emilia Romagna, quindi lambire la Liguria, non andarla a interessare la nostra regione. Dovrebbe esserci questa tregua, o quantomeno questa fase molto molto attenuata per le prossime circa 6 ore. Dopodiché, a fine nottata, avremo un ritorno delle precipitazioni che interesseranno nella prima parte della mattinata di domani ancora il Levante e poi transiteranno dal Levante sul centro per finire verso il ponente. Cosa poi succederà domani pomeriggio, domani sera, la notte tra sabato e domenica e nella giornata di domenica lo andremo a dettagliare meglio o provare a inquadrare meglio con le analisi di domani mattina. Quindi poi, come sempre, prima di pranzo, intorno all'ora di pranzo, avremo l'aggiornamento dello stato dell'allerta. Ecco, Federico, una domanda molto da ignorante, ovviamente. Come abbiamo detto, spesso voi, ovviamente, noi che vi seguiamo, come è normale che sia, voi che le fate, spesso siete e siamo un po' presi di mira quando non succede un evento. In maniera ignorante ti chiedo, cosa può bastare può bastare ovviamente in maniera, così elementare, dico. Cosa può bastare per far sì che un'allerta arancione di fatto non si trasformi in nulla? Cioè, comunque, non dico che non piova, ma comunque che non accada nulla di particolare. Cioè, dov'è che. No, come si usa dire in questi casi, la ringrazio per la domanda, ti ringrazio per la domanda perché permette di analizzare la situazione. Allora, innanzitutto, non è vero che non è successo niente. L'evento meteo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali, che lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeno, si è verificato, si è accaduto ed è durato quasi un giorno intero. Quindi assolutamente c'erano tutti gli elementi perché questo evento fosse un evento da seguire con estrema attenzione. La fortuna di tutti quanti, nostra per primi, è stata quella che è rimasto confinato per la maggior parte in mare, perché tutte le piogge che oggi hanno interessato il centro e il levante della regione Liguria erano in realtà la parte terminale di questa struttura molto organizzata, molto intensa, che ha riversato tutto il suo potenziale in mare. Ovviamente, se scarica in mare, gli effetti al suolo sono nulli. A protezione della nostra regione, da una prima analisi, parlando con i miei colleghi, questa ventilazione da nord che ha tenuto appunto sul mare la parte più intensa. Per
Lo Scirocco non ha avuto la forza di sfondarla. Lo Scirocco è questo vento caldo e umido proveniente da sud-est, non ha avuto la forza di superare questo ostacolo che si è frapposto, e quindi questa predominanza dei venti settentrionali o da nord-est sul Levante, da nord-ovest sul Ponente, ha fatto sì che tutta la parte più intensa di questa struttura perturbata restasse confinata in mare. E questa appunto è la primissima differenza che ha la nostra regione, dove se la perturbazione scarica in mare non ha alcun tipo di effetto sulla terraferma e quindi non va a creare quei potenziali pericoli che invece altre regioni che non hanno il mare non possono in qualche modo evitare. Poi Una risposta un la po', regione. me la spendo anch'io questa tua risposta, No, quando però è la qualcuno si verità ed è chiede. importante capire e che tutti quanti capiamo come l'allerta arancione è stata diramata proprio per quello che è successo. Fortunatamente quello che è successo è rimasto confinato in mare e non ha avuto la forza di scaricarsi sulla terraferma. La settimana scorsa invece una struttura meno intensa di quello di Erno, quantomeno la parte che ha toccato terra è stata comunque minore di quella che oggi si è scaricata in mare, abbiamo visto tutti quanti gli effetti che ha prodotto. Non solo, il territorio oggi risente ancora di questa ferita della settimana scorsa e quindi sarebbero state bastate precipitazioni molto meno intense, molto meno prolungate per avere immediate risposte da parte dei torrenti. Senti, poi Questi, tra l'altro, forse ecco. Giorgia ha una domanda, anche Giorgia, però poi può succedere che un'allerta, ecco, il rischio, diciamo anche in maniera sempre molto elementare ed è ignorante, ma comunque come, insomma, chi quando parli per strada ti dice, molti ti dicono questo, non è che poi a forza di dire allerta arancione, poi perda un po' di forza questa parola, hai capito cosa voglio dire? Cioè, continuiamo a dire allerta arancione, poi non succede nulla. E allora, quando poi vengono diramate, la gente comincia a dire: sì, anche l'altra volta era arancione, non è piovuto una goccia. Oppure succede che magari è gialla e succede come era gialla nell'Albenganese una quindicina di giorni fa, e invece diventa di fatto un arancione, o comunque viene fuori un bel pasticcio. È difficilissimo, lo capisco perfettamente, no? Però poi bisogna poi parlare con la gente, a parte che secondo me molta gente ancora non ha capito la differenza fra arancione, rossa, insomma, c'è un po' di confusione, non so, penso e immagino, non so se lo sai qualcosa su questo, che ci sia magari anche un desiderio da parte anche dei vertici, non so se vostri o comunque ne ho sentito parlare anche di una definizione nuova, ridefinizione della scala dei colori, comunque è possibile? Perché io penso, cioè penso, sono sicuro, Giorgio lo sa perfettamente quanti messaggi riceviamo al giorno. La gente, molta gente, lo dico tutta, non ha ancora capito la differenza fra arancione, gialla o rossa, o comunque sa che arancione è l'allerta massima per precipitazioni, quella rossa viene data in caso di problemi ai bacini, insomma c'è un po' di confusione, almeno io la penso così, poi dimmi tu se sbaglio o no. Sì, la materia è estremamente complicata e penso sia abbastanza nel fatto delle cose che ci sia confusione e approfittiamo anche di queste occasioni per provare a fare un po' di chiarezza. Perché ad esempio anche il fatto di stamattina con l'area imperiese in verde, ma con una bassa probabilità di temporali, che in termine tecnico può essere tradotta con un possono verificarsi dei temporali singoli, anche localmente forti. E capisco che le persone possono trovare difficile questo tipo di linguaggio che nasce fondamentalmente per i tecnici ed è destinato in prima battuta ai tecnici degli enti che devono gestire il territorio. Queste impostazioni sono impostazioni nazionali, che sono il frutto di un lavoro di condivisione e concertazione tra previsori, tra amministratori locali. Non è ARPA Liguria che decide le tipologie di allerta sul proprio territorio, così come fino in fondo non è nemmeno Regione Liguria, ma deve essere tutto un lavoro di concerto fatto insieme a tutta la macchina della protezione civile, nazionale, regionale, i tecnici e quant'altro. Quindi è davvero un lavoro molto, molto complesso. Proviamo a ricapitolare un pochino quali sono le differenze tra i vari tipi di allerta. Abbiamo l'allerta per temporali che va a individuare questi fenomeni abbastanza localizzati, perché un temporale è frutto di una nuvola che può occupare qualche chilometro quadrato, qualche decina di chilometro quadrato al massimo, e si contraddistinguono soltanto in due livelli proprio perché
gli effetti che possono produrre al suolo sono relativamente limitati, per quanto possono essere estremamente gravi, perché i temporali sono dei fenomeni meteo incapaci di scaricare grandissime quantità d'acqua su un territorio molto piccolo e quindi possono portare a degli effetti molto repentini al suolo. E quindi l'allerta arancione, che è il massimo grado di allertamento per i temporali, è proprio indica degli effetti al suolo molto molto intensi, ma su un'area relativamente circoscritta, quella di una grande città, due o Aspetta, tre che piccoli devo solo. comuni abbastanza vicini. Invece, per quanto riguarda l'allerta idrologica, abbiamo tre livelli di allertamento, giallo, arancione e rosso, che fondamentalmente sono in base al territorio, all'estensione del territorio che può avere dei rischi e delle necessità di interventi. Un conto per un ente che deve gestire il territorio è intervenire in una piccola frazione, un conto è intervenire in una grande città, un conto addirittura è intervenire in mezza regione. La scala dei colori indicativamente ripercorre e riflette questa differenza di estensione dei potenziali rischi che si potrebbero verificare a seguito delle precipitazioni. Quindi l'allerta non si dà per la pioggia che cade, ma per i possibili effetti al suolo che questa precipitazione può causare.